Rombano i motori all'interno del paddock. Nel capoluogo pugliese ha preso ufficialmente il via l'ottava edizione della rievocazione storica del Gran Premio di Bari. Dopo il posizionamento delle prime auto d'epoca all'interno dell'area allestita in Piazza Prefettura, la città si prepara ad ospitare la straordinaria sfilata di auto d'epoca organizzata da Old Cars Club per un'edizione inserita nell'Assi Circuito Tricolore. Ci saranno dei pezzi incredibili dell'epoca dagli 40 in su e vedremo dei pezzi stile Ferrari, Porsche, Maserati, bellissime su Corso Vittorio Emanuele. Subito dopo alle 17.30 in poi partiremo con le auto moderne, quindi con il Porsche Club Puglia e il Ferrari Club Italia, ci saranno dei modelli nuovissimi di questi due marchi internazionali e a seguire a partire dalle ore 21 qui sul Corso Vittorio Emanuele per la storia. Si inizia con il Gran Premio di Bari, ottava edizione. Una grande energia che c'è in tutte le manifestazioni di Automotocross Storico Italiano, una energia che qua a Bari si vive perché in mezzo a questi magnifici veicoli che hanno fatto la storia del motorismo si riesce veramente a viaggiare nel tempo e vedere quelli che sono state dei veicoli che hanno segnato, hanno vinto importanti manifestazioni e quindi attraverso questa bene culturale che è il veicolo storico si riesce veramente a far vivere emozioni a tutti quelli che vengono anche semplicemente a vedere. Saranno 50 i bolidi partecipanti di alto pregio artistico e collezionistico con equipaggi provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia. In arrivo anche piloti ed auto dall'estero con due presenze dalla Svizzera, una dall'Olanda e un pilota italo-americano con ben tre preziosi esemplari di auto d'epoca. In particolare tra le auto più rappresentative una Stanguelli Corsa che con il numero 514 ha partecipato al Gran Premio di Bari nel 1948, una Taraschi Urania 750 Sport appartenuta a Maria Teresa De Filippis, prima donna pilota del motorismo sportivo italiano. Questa è una Ferrari Testarossa del 58, è una vettura che negli anni 50 creò il mito Ferrari perché in ogni competizione del tempo si imposero ai primissimi posti contro le Maserati, le Alfa Romeo, le Aston Martin e le Jaguar. Questa qui azzurra con i colori argentini, appunto diversi dall'Italia che era il rosso, l'azzurro rappresentava l'Argentina, era una macchina da competizione che fu dei fratelli Pedro e Riccardo Rodriguez, del grande specialmente, che partecipò a gare internazionali prima di accedere in Formula 1, è del 1959. È sempre un onore, un privilegio portare in giro le mie automobiline perché insomma, la gente possa goderne e possa tramandare alle nuove generazioni tutto quello che noi abbiamo custodito.